tema della parità di genere è un tema molto presente a questa amministrazione e alle pari opportunità. Partiamo dal presupposto che non è stata ancora raggiunta una parità di genere e questo è certamente un fenomeno di carattere culturale. Abbiamo 5 centri antiviolenza che sono gratuiti, che sono aperti e dove le ragazze possono andare anche senza bisogno di essere accompagnate dai loro genitori e trovano ascolto, sono prese in carico e possono fare un percorso di autostima, di riscoperta di sé. La violenza è un argomento che non si può affrontare solo dalla parte delle vittime. Decostruire la violenza di genere significa lavorare per ragazzi e ragazze, con i ragazzi e le ragazze, farli stare insieme, farli conoscere e riconoscere la loro differenza, educarli al rispetto e alla dignità di ciascuno, cosa che noi nel passato abbiamo fatto proprio portando nelle scuole un progetto di educazione ai sentimenti. La prevenzione si fa anche attraverso l'educazione che riguarda tutta la cittadinanza. Noi abbiamo pensato a un progetto, un calendario di belle parole, così vogliamo chiamarlo. C'è una bella parola al mese che va lavorata con i ragazzi e ragazze nelle scuole e attraverso dei testi, attraverso dei video che loro stessi possono fare e poi portata alla cittadinanza. Belle parole come dignità, rispetto, amicizia, fratellanza, uguaglianza, tenerezza. Ecco, una parola che si usa così poco. Aderisco e aderiamo alla campagna In Difesa, lo faccio come uomo, come sindaco di Napoli e come capo dell'amministrazione della città di Napoli. Innanzitutto ricordiamo che Napoli è la città d'Europa col maggior numero di bambini, quindi la difesa dei bambini sta nel nostro DNA. Ma poi come capo dell'amministrazione posso anche sottolineare, al di là della vicinanza a lotte come queste, le cose che abbiamo fatto. Ricordo tra le prime delibere la costituzione di parte civile in tutti i processi di femminicidio, ricordo l'impegno concreto che facciamo contro ogni forma di bullismo, i luoghi di ascolto e di accoglienza delle donne maltrattate, le donne che subiscono ogni forma di violenza e tra le donne anche le bambine, anche in un momento di risorse economiche così ridotte, le politiche di welfare che mette in campo la città con i centri di educativa territoriale, i centri di ospitalità delle persone fragili. Possiamo dire che questa è davvero la città in lotta per i diritti, la città delle pari opportunità. Da ultimo, attorno a questo tavolo, qualche giorno fa abbiamo trascritto nel registro dell'anagrafe bambine e bambini nati da coppie omosessuali. Quindi la città dei diritti, e la città dei diritti per essere tale non può che partire dai diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e quindi di tutte le donne della nostra città e di ogni luogo del mondo, perché da ultimo in questa città le bambine sono tutte uguali, anche se hanno la pelle nera o hanno gli occhi a mandorla.